Sotto la calma ingannevole di un mondo in guerra, tra il caos fragoroso dei campi di battaglia e i corridoi ombrosi del potere, esisteva una corrente incessante di sfida contro uno dei tiranni più infami della storia, Adolf Hitler. La storia dei numerosi tentativi di assassinio sulla vita di Hitler si intreccia attraverso il tessuto del regno del Terzo Reich, testimonianza dello spirito indomabile di coloro che cercavano di fermare la marcia della tirannia. Dai primi giorni dell'ascesa al potere di Hitler, negli anni 30, fino agli ultimi bagliori della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, non meno di 42 complotti documentati emersero dalle ombre, ognuno un audace tentativo di cambiare il corso della storia. Questi tentativi erano vari quanto a esecuzione quanto a origine, variando da pistoleri solitari a esplosivi elaborati, e coinvolgendo un cast di personaggi da ufficiali militari delusi a cittadini ordinari, mossi ad atti straordinari di coraggio. Uno dei complotti più famosi si svolse il 20 luglio 1944, l'Operazione Valchiria, guidata dal colonnello Klaus von Stauffenberg. Con una bomba a valigetta piantata nella sala conferenze del rifugio del lupo di Hitler, Stauffenberg cercò di annientare la leadership nazista. Eppure, il destino intervenne e Hitler sopravvisse miracolosamente. La valigetta, essendo stata spostata dietro una gamba del tavolo della conferenza, che deviò la forza letale dell'esplosione. Tra gli altri tentativi notevoli c'era l'ingegnoso complotto di Henning von Treskow, una figura di spicco all'interno della resistenza militare tedesca. Nel marzo 1943, Treskow e i suoi complici idearono un piano per assassinare Hitler usando una bomba travestita da due bottiglie di Cointreau. Questo pacchetto esplosivo doveva essere trasportato sull'aereo di Hitler, con l'aspettativa che la detonazione risultante uccidesse il Führer in volo. Ogni complotto, sia che fosse sventato dalla sfortuna, dal tradimento o dall'incredibile fortuna del Führer, aggiunge un livello di intrigo e disperazione alla lotta contro la tirannia nazista. Potete immaginare il coraggio che ci voleva per opporsi a tali schiaccianti probabilità, sapendo che il prezzo del fallimento non era solo la morte personale, ma potenzialmente anche quella di persone care e l'ulteriore incoraggiamento di un regime mostruoso. Come risuonava profondamente Mahatma Gandhi, quando dispero, mi ricordo che, attraverso tutta la storia, la via della verità e dell'amore ha sempre vinto. Ci sono stati tiranni e assassini, e per un tempo possono sembrare invincibili, ma alla fine cadono sempre. Pensateci, sempre. Questo sentimento fa eco in modo commovente attraverso le storie di coloro che osarono sfidare direttamente Hitler. Il loro lascito, un promemoria della resilienza dello spirito umano di fronte al male. Unitevi a noi, mentre ci addentriamo nelle ombre di cospirazione, coraggio e chiamate ravvicinate, esplorando le storie non raccontate degli uomini e delle donne che rischiarono tutto per fermare un dittatore. Benvenuti al diario di Giulio Cesare. Un preludio all'infamia, i primi anni e l'ascesa di Adolf Hitler. Negli annali della storia, l'ascesa al potere di Adolf Hitler è un severo monito su come l'ambizione personale possa sfruttare il disordine sociale, tessendo una narrazione oscura e complessa come il tessuto stesso della storia. Nato il 20 aprile 1899 a Braunau am Inn, una piccola città posizionata sul confine austro-tedesco, la vita iniziale di Hitler fu immersa nella rigida disciplina di suo padre, Alois, un ufficiale doganale, e nella cura nutriente di sua madre, Clara. La perdita di suo padre nel 1903 e la morte della madre per cancro al seno nel 1907 precipitarono Hitler in un vortice di dolore e incertezza, lasciandolo orfano alla fine dell'adolescenza e preparando il terreno per un cammino tumultuoso davanti a sé. I sogni di gloria artistica portarono un giovane Adolf a Vienna, un vivace centro culturale. Tuttavia il rifiuto dell'Accademia di Belle Arti nel 1907 e di nuovo nel 1908 distrusse le sue aspirazioni. Vienna divenne sia la sua casa che il suo crogiolo ideologico, poiché incontrò correnti antisemite e nazionaliste. Lottando per sopravvivere, fu profondamente influenzato dagli scritti del nazionalista tedesco Georg Ritter von Schönerer e del sindaco antisemita Karl Luger. Hitler riflette più tardi su questo periodo come fondamentale, affermando famosamente in Mein Kampf: Vienna fu e rimase per me la scuola più dura ma più approfondita della mia vita.
In questo periodo formai le mie prime idee politiche mondiali. La prima guerra mondiale fu il crogiolo che forgiò la volontà ferrea di Hitler. Volontario per l'esercito bavarese, trovò uno scopo nel caos della battaglia. Il suo coraggio di fronte all'avversità, inclusi essere ferito alla battaglia della Somme nel 1916 e temporaneamente accecato da un attacco di gas nell'ottobre 1918, gli valse la croce di ferro, prima classe. Tuttavia, la fine della guerra non portò pace, ma disperazione. La sconfitta della Germania e il punitivo trattato di Versailles del 1919 divennero lo spettro che perseguitava Hitler, alimentando un profondo risentimento e un voto di ritorsione. Gli anni postbellici furono un periodo di tumulto in Germania. In mezzo a questo caos, Hitler scoprì il suo talento oratorio, unendosi al Partito dei Lavoratori Tedeschi nel 1919. Entro il 1921 aveva assunto il controllo, trasformandolo nel Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori o Partito Nazista. I suoi primi tentativi in politica furono segnati da un colpo di Stato fallito, il putsch della birreria di Monaco dell'8 novembre 1923. Questo tentativo di prendere il potere lo portò in prigione, tuttavia fu durante la sua reclusione nella prigione di Landsberg che scrisse Mein Kampf, delineando la sua visione per il futuro della Germania e cementando la sua ideologia antisemita. Questo periodo fu segnato da riflessione e strategizzazione. Come Hitler notò, solo colui che possiede la gioventù guadagna il futuro. Alla sua liberazione, Hitler sfruttò il tumulto economico della Grande Depressione, presentando il partito nazista come il faro di speranza per una nazione assediata. I suoi discorsi, carichi di fervore e promesse di rinascita, attirarono folle imponenti. L'anno cruciale del 1930 vide i nazisti diventare il secondo partito più grande nel Reichstag, preparando il terreno per l'ascesa al potere di Hitler. La sua nomina a cancelliere, il 30 gennaio 1933, dal presidente Paul von Hindenburg, fu il culmine di una manovra politica meticolosamente orchestrata, sfruttando la paura e l'instabilità che avevano preso la nazione. Le sue stesse parole da Mein Kampf riassumono questo viaggio. Che fortuna per i governanti che gli uomini non pensano. Il sentiero ombreggiato, l'ascesa meteorica del partito nazista. Nel tumultuoso dopoguerra della Prima Guerra Mondiale, la Germania si trovava alla deriva in un mare di tumulti politici e disperazione economica. Fu contro questo sfondo di desolazione nazionale che nacque il partito nazista, originariamente conosciuto come il Partito dei Lavoratori Tedeschi. L'anno era il 1919, un tempo in cui le strade di Monaco erano piene di malcontento e l'aria densa con la domanda di cambiamento. In questo contesto entrò Adolf Hitler, un uomo il cui destino sarebbe diventato indissolubilmente legato alla narrazione del partito nazista e la cui influenza avrebbe guidato il corso della storia su un sentiero segnato dall'oscurità e dalla disperazione. La formazione del partito nazista può essere fatta risalire al 5 gennaio 1919, quando Anton Drexler, un fabbro ferroviario, insieme ad altri membri nazionalisti e antisemiti, fondò il DAPPI. Inizialmente, il partito era uno dei tanti piccoli gruppi politici che cercavano influenza in una Germania post-bellica frammentata. Tuttavia, l'ingresso di Hitler nel partito più tardi quell'anno segnò l'inizio di una trasformazione che avrebbe visto il DAP evolversi dall'oscurità al primo piano della politica tedesca. Hitler, con le sue abilità oratorie elettrizzanti e profonda comprensione del potere della propaganda, divenne rapidamente la forza trainante dietro il rebranding del partito come Partito Nazionale Socialista dei Lavoratori Tedeschi nel 1920. Sotto la sua direzione, il partito adottò la svastica, un antico simbolo inteso a rappresentare la purezza razziale e la rinascita nazionale, come suo emblema. Hitler dichiarò famosamente: «Scegliamo il rosso per i nostri manifesti dopo attenta e approfondita riflessione, per provocare la sinistra, per portarli all'indignazione e condurli a partecipare ai nostri incontri, se non altro per interromperli, così che in questo modo abbiamo la possibilità di parlare alla gente». Le credenze fondamentali del partito nazista furono incapsulate nel programma in 25 punti annunciato nel febbraio 1920.
Questo manifesto gettò le basi per un partito fieramente nazionalistico, antisemita, antimarxista e antidemocratico. Chiedeva l'unificazione di tutti i tedeschi in una grande Germania, l'abrogazione del Trattato di Versailles e l'esclusione degli ebrei dalla società tedesca, tra le altre cose. Questi principi toccarono una corda con una popolazione che cercava un capro espiatorio per la sua umiliazione e difficoltà, e fornirono una narrativa semplice ma avvincente attorno alla quale Hitler poté radunare il sostegno. Dichiarò: «Quello per cui dobbiamo combattere è la necessaria sicurezza per l'esistenza e l'aumento della nostra razza e popolo, il sostentamento dei suoi figli e il mantenimento del nostro patrimonio razziale immiscelato, la libertà e l'indipendenza della patria». La leadership di Hitler fu caratterizzata da un affascinante miscuglio di autorità carismatica e acume strategico. Era un maestro nel manipolare l'opinione pubblica, utilizzando raduni di massa, discorsi e il giornale del partito, il Völkischer Beobachter, per diffondere il messaggio nazista. La sua capacità di attingere alle paure e alle speranze del popolo tedesco, di presentarsi come l'unico leader capace di restaurare la perduta gloria della Germania, era senza pari. Una delle citazioni più famose di Hitler da questo periodo: «Datemi 5 anni e non riconoscerete più la Germania», riflette la visione trasformativa che prometteva. Una visione che era al tempo stesso seducente e terrificante nelle sue implicazioni. Ombre ed echi. Il putsch della birreria di Monaco e la genesi del tradimento. Nel tumultuoso risveglio della sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale, un paese martoriato dalla perdita e dai termini umilianti del Trattato di Versailles divenne il terreno fertile per l'estremismo politico. Monaco, il cuore della Baviera, divenne un punto focale di agitazione, dove Adolf Hitler, una figura emersa dalle ombre del disincanto post-bellico, cercò di intagliare il suo destino. Il putsch della birreria di Monaco, nel novembre 1223, un momento cruciale nella carriera politica iniziale di Hitler, non fu semplicemente un colpo di Stato fallito. Fu una drammatica proclamazione delle sue intenzioni e una vivida illustrazione del tradimento che avrebbe definito il suo dominio. La storia inizia nell'atmosfera volatile di Monaco, una città brulicante di agitazione politica e matura per il tipo di azione drammatica che Hitler e il suo nascente partito nazista immaginavano. Il putsch fu concepito come un colpo audace contro la Repubblica di Weimar, che Hitler e i suoi seguaci incolpavano per l'umiliazione della Germania nella guerra e nelle sue conseguenze. Il piano era di rapire Gustav von Kahr, il commissario di Stato della Baviera, insieme ad altri funzionari chiave, e costringerli a sostenere una marcia su Berlino per rovesciare il governo. Il palcoscenico fu allestito nella serata dell'8 novembre 1223 al Bürgerbräukeller, una grande birreria di Monaco, dove Gustav von Kahr, il commissario di Stato bavarese, stava facendo un discorso. Con una mossa rapida e audace, Hitler e la sua corte paramilitare, la SA, orchestrata da Ernst Röhm, fecero irruzione nella sala. Nella confusione, Hitler salì su un tavolo, sparò un colpo al soffitto e dichiarò: «Il governo è rovesciato!». Questa audace dichiarazione doveva segnalare l'inizio di una rivoluzione nazionale, con Monaco come epicentro. L'audacia di Hitler era palpabile mentre proclamava al pubblico sbalordito: «Ho 4 proiettili in questa pistola, 3 per i traditori e 1 per me stesso». Tuttavia, i grandiosi piani della notte si disfecero rapidamente. Von Kahr, insieme ad altre figure chiave come Otto von Lossow e Hans von Seisser, inizialmente sembrarono accettare le richieste di Hitler sotto costrizione. Tuttavia, una volta rilasciati, organizzarono una rapida controazione contro i putschisti. Il giorno seguente, mentre Hitler e circa 2000 seguaci marciavano verso il centro di Monaco in un tentativo audace ma fallimentare di prendere il potere, furono incontrati con resistenza armata. Lo scontro che ne seguì fu breve ma sanguinoso, portando alla morte di 16 nazisti e 4 poliziotti. Lo stesso Hitler fu ferito e fuggì dalla scena, solo per essere arrestato 2 giorni dopo. Il putsch fu un fiasco, ma segnò un punto di svolta per Hitler e il partito nazista. Il processo che seguì all'inizio del 1224 divenne una piattaforma per Hitler per trasmettere le sue vedute, ricevendo una vasta copertura mediatica. Nonostante l'accusa di tradimento, fu condannato a solo 5 anni nella prigione di Landsberg,
di cui ne scontò meno di 9 mesi. Fu durante questo periodo che dettò Mein Kampf a Rudolf Hess, delineando la sua ideologia e i piani futuri per la Germania. Riflettendo sul putsch, Hitler realizzò il potere della propaganda e la necessità di mezzi legali, piuttosto che violenti, per prendere il potere. Rimarcò famosamente: «Dovremo tenere il naso e entrare nel Reichstag contro i deputati cattolici e marxisti». Riflettendo sul putsch, Hitler riconobbe la futilità della violenza per raggiungere il potere, affermando famosamente: «Qualsiasi ulteriore tentativo di ottenere il potere con la forza deve portare al fallimento». Questa realizzazione segnò un punto di svolta strategico verso la ricerca del potere attraverso mezzi apparentemente legali, aprendo un nuovo capitolo nella sua strategia politica. Il senso di tradimento provato da Hitler durante il putsch, in particolare da von Kahr e altri funzionari, che sembravano sostenere la rivolta solo per opporvisi, influenzò profondamente il suo stile di leadership futuro. Instillò in lui una profonda diffidenza verso gli altri, portando a un regime caratterizzato da test di lealtà, purghe e l'eliminazione di coloro che erano percepiti come minacce o traditori. Crepuscolo dei Titani, la notte dei lunghi coltelli. Nei corridoi ombreggiati della storia, pochi eventi sono tanto emblematici del tradimento del potere quanto la notte dei lunghi coltelli. Orchestrate da Adolf Hitler dal 30 giugno al 2 luglio 1934, questa brutale epurazione non solo mise a tacere la Sturmabteilung, ma spense anche gli ultimi barlumi di opposizione all'interno del partito nazista. Fu un messaggio chiaro: nella Germania di Hitler la lealtà era provvisoria e il tradimento una strategia calcolata per la sopravvivenza e il dominio. I semi di questa notte furono seminati nei primi giorni del regime nazista. La Sturmabteilung, un'organizzazione paramilitare guidata da Ernst Röhm, era stata una forza chiave nell'ascesa di Hitler. Il loro numero e zelo avevano rafforzato la credibilità di strada dei nazisti e giocato un ruolo fondamentale nell'intimidire gli oppositori. Eppure, mentre i nazisti consolidavano la loro presa sulla Germania, il radicalismo della SA e le ambizioni di Röhm divennero passività. Röhm immaginava la SA come il nuovo esercito, una prospettiva che allarmava la Reichswehr, il militare tedesco, e le élite conservative che erano essenziali per la base di sostegno di Hitler. Inoltre, la franchezza di Röhm sulla redistribuzione socialista della ricchezza e le sue richieste di una seconda rivoluzione rappresentavano una sfida diretta all'autorità di Hitler e alla coesione del partito. Il palcoscenico era pronto per uno scontro drammatico. Nelle settimane precedenti l'epurazione, Hitler, influenzato da Heinrich Himmler, Hermann Göring e altri nazisti di spicco che vedevano Röhm come una minaccia, decise di agire. Propaganda e disinformazione strategica dipinsero la leadership della SA come traditori che complottavano contro Hitler. Il pretesto per l'epurazione fu meticolosamente elaborato. Il potenziale colpo di Stato della SA era una narrazione venduta sia alla leadership nazista che al pubblico tedesco. Nella notte del 30 giugno 1934, Hitler e le sue fedeli unità SS entrarono in azione. Il Führer volò personalmente a Monaco e guidò una retata in un hotel a Bad Wissee, dove Röhm e i suoi principali aiutanti furono arrestati. Seguì una repressione su scala nazionale che si estese oltre la leadership della SA per includere gli avversari politici di Hitler, i critici conservatori e coloro che erano percepiti come minacce all'interno del partito stesso. Tra le vittime notevoli vi furono Gregor Strasser, un ex leader nazista e rivale di vecchia data, Kurt von Schleicher, l'ultimo cancelliere della Repubblica di Weimar, e molti altri che erano caduti in disgrazia con la visione di Hitler per la Germania. Le esecuzioni furono eseguite con fredda efficienza. Röhm, una volta amico stretto e alleato di Hitler, fu offerto una pistola con un solo proiettile per una fine solitaria. Quando rifiutò, fu ucciso da 2 ufficiali SS. L'epurazione costò la vita ad almeno 85 persone, sebbene alcune stime suggeriscano che il numero potrebbe essere di centinaia. La notte dei lunghi coltelli non solo decimò la SA come forza politica, ma segnalò anche la fine di ogni apparenza di opposizione all'interno delle file naziste. Hitler aveva dimostrato
che non avrebbe tollerato alcun dissenso, nessuna sfida alla sua suprema autorità. La giustificazione di Hitler per il massacro fu raggelante nella sua franchezza. Rivolgendosi al Reichstag, dichiarò: «In quest'ora ero responsabile del destino del popolo tedesco e così sono diventato il giudice supremo del popolo tedesco». Questa proclamazione fu una dichiarazione netta della posizione autocratica di Hitler, posizionandosi come l'unico arbitro della giustizia e del destino della nazione. Il pubblico tedesco, in gran parte influenzato dalla narrazione del governo, accettò le azioni di Hitler. A livello internazionale, l'epurazione fu accolta con shock ma poco intervento, poiché molti paesi erano ancora alle prese con le proprie questioni interne e le complessità delle relazioni diplomatiche con il regime nazista sempre più potente. Ombre su settembre, la cospirazione di Oster del 1938. Negli anni tumultuosi che portarono alla Seconda Guerra Mondiale, una trama che avrebbe potuto alterare il corso della storia stava silenziosamente fermentando nel cuore della Germania nazista. Non era una storia di spionaggio e sabotaggio da parte di agenti stranieri, ma un racconto di sfida dall'interno delle fila del militare tedesco. Al centro di questa ribellione clandestina c'era il generalmaggiore Hans Oster, una figura la cui lealtà al suo paese trascendeva la sua fedeltà al suo Führer. Il piano, che venne a essere conosciuto come la cospirazione di Oster o la cospirazione di settembre, era un audace azzardo per rovesciare Adolf Hitler e il regime nazista, per prevenire una guerra che i suoi architetti credevano che la Germania fosse mal preparata a combattere. I semi della cospirazione furono seminati nella paura e nel disincanto. Oster, il vice capo dell'Abwehr, l'intelligence militare della Germania, osservava con crescente allarme mentre le politiche aggressive di Hitler spingevano la Germania più vicino a un conflitto per il Sudetenland, un territorio in Cecoslovacchia con una significativa popolazione di etnia tedesca. Oster, insieme a un gruppo di ufficiali dell'alto comando della Wehrmacht e conservatori, vedeva le ambizioni espansionistiche di Hitler come un precipizio da cui non ci sarebbe stato ritorno. Tra di loro c'erano luminari come il Generaloberst Ludwig Beck, l'ammiraglio Wilhelm Canaris e il Generalleutnant Erwin von Witzleben, ciascuno un pilastro nelle rispettive branche del militare tedesco, uniti da una causa comune: salvare la Germania dall'orlo del disastro. Il progetto della loro resistenza era tanto audace quanto pieno di pericoli. I cospiratori pianificarono di assaltare la cancelleria del Reich, arrestando o, se necessario, assassinando Hitler. Il vuoto lasciato dalla sua rimozione doveva essere riempito da una monarchia restaurata sotto il principe Wilhelm di Prussia, immaginato come un baluardo contro il caos del dominio nazista. L'esecuzione del complotto dipendeva da un delicato equilibrio di precisione militare e manovre politiche, con il conte Hans Jürgen von Blumenthal incaricato di guidare l'assalto contro la cancelleria. Tuttavia, per quanto meticolosamente pianificato, la cospirazione fu condannata dai venti della diplomazia. Il primo ministro britannico, Neville Chamberlain, perseguì l'appacificamento con Hitler, culminando nell'accordo di Monaco che permetteva alla Germania di annettere il Sudetenland senza sparare un colpo. L'accordo, acclamato in Germania come una vittoria diplomatica, rafforzò la posizione di Hitler e smantellò efficacemente il fondamento su cui si basava la cospirazione di Oster. Hitler fu celebrato come uno statista che aveva espanso il Reich senza spargimento di sangue e l'ombra della guerra si ritirò, per il momento. Le conseguenze del complotto fallito videro i suoi architetti scoraggiati, ma non sconfitti. Continuarono a servire nelle loro capacità ufficiali, il loro dissenso non diminuito dal contrattempo. Oster, in particolare, rimase una spina nel fianco del regime nazista, utilizzando la sua posizione all'interno dell'Abwehr per aiutare Gili gli ebrei a fuggire dalla Germania. Questo atto di sfida, tuttavia, non sarebbe rimasto impunito. Nel 1943, la rete della Gestapo iniziò a chiudersi intorno ai cospiratori, portando all'arresto di Oster e alla sua eventuale esecuzione negli ultimi giorni della guerra, insieme a Canaris e altri, nel campo di concentramento di Flossenbürg. Echi di sfida, Georg Elser e il complotto della bomba nella birreria di Monaco. Tra le ombre che si addensavano dell'imminente conflitto globale e la stretta tirannica sotto il regime di Adolf Hitler,
emerse la figura solitaria della sfida, incarnando lo spirito indomito di resistenza. Questa è la storia di Johann Georg Elser, un falegname di Königsbronn, il cui audace piano di assassinare Hitler in una birreria di Monaco nel novembre 1939 segnò uno dei primi tentativi sulla vita del Führer. Fu un atto mosso da convinzione morale, una campagna solitaria contro la macchina dell'oppressione, preparando il palcoscenico per un confronto drammatico nel cuore della Germania nazista. Georg Elser, un artigiano apolitico con un acuto senso di giustizia, assistette con crescente allarme alle politiche di Hitler che precipitavano la Germania e l'Europa nel caos. Disturbato dalla brutale soppressione del dissenso da parte del regime e dall'espansionismo aggressivo che minacciava di inghiottire il continente nella guerra, Elser risolse di prendere un'azione drastica. Il suo obiettivo era il raduno annuale al Bürgerbräukeller di Monaco l'8 novembre, commemorando il putsch della birreria del 1923, un evento a cui Hitler non mancava mai di partecipare. Dichiarò famosamente: «Consideravo mio dovere prevenire, se possibile, lo scoppio della seconda guerra, eliminando i due dittatori». La pianificazione meticolosa del complotto di Elser rifletteva sia la sua abilità tecnica sia la profonda determinazione. Nel corso di diversi mesi precedenti al novembre 1939, Elser preparò meticolosamente il tentativo di assassinio. Di notte visitava la birreria, scavando laboriosamente una cavità in un pilastro dietro il podio dell'oratore, dove Hitler avrebbe tenuto il suo discorso. In questa camera nascosta, Elser piantò una bomba, equipaggiata con un timer impostato per esplodere alle 9:20 di sera dell'8 novembre 1939, un momento calcolato con precisione per coincidere con il discorso di Hitler. Il piano di Elser, tuttavia, fu sventato da un colpo di scena che risparmiò la vita di Hitler e alterò il corso della storia. Il giorno del previsto assassinio, Hitler decise inaspettatamente di lasciare la birreria prima del previsto, spinto da preoccupazioni sulle condizioni meteorologiche che minacciavano i suoi piani di viaggio. La bomba esplose come previsto alle 9:20 di sera, ma Hitler era partito solo 13 minuti prima, scampando illeso. L'esplosione causò 8 morti e ferì oltre 60 persone, ma il suo obiettivo inteso rimase fuori portata. Le conseguenze dell'esplosione innescarono una frenetica caccia all'uomo, portando all'arresto di Elser al confine svizzero, con prove del suo coinvolgimento. Sotto interrogatorio dalla Gestapo, Elser confessò di aver agito da solo, mosso dal desiderio di fermare le politiche distruttive di Hitler. Il suo stoico coraggio di fronte alla morte certa lasciò un segno indelebile su coloro che lo incontrarono. Heinrich Himmler, dopo aver incontrato Elser, espresse stupore per il sforzo solitario del falegname, commentando l'impatto profondo di un individuo così determinato. Si dice che Himmler abbia dichiarato incredulo: «Se avessi un uomo come Elser, potrei conquistare il mondo». Gli ultimi anni di Elser furono segnati dalla prigionia e dalla sofferenza. Fu detenuto nei notori campi di concentramento di Sachsenhausen e poi Dachau, sopportando le condizioni più dure fino alla sua esecuzione nell'aprile 1945, pochi giorni prima del crollo del Terzo Reich e della liberazione dei campi. I suoi ultimi momenti furono un riflesso netto del prezzo della sua audacia, una figura solitaria di fronte al proiettile del boia, con la stessa risolutezza che lo aveva spinto ad agire contro Hitler. La mossa del Titano, svelando l'operazione Barbarossa. Nella grande scacchiera della Seconda Guerra Mondiale, una mossa spicca per la sua audacia e il suo profondo tradimento, l'operazione Barbarossa, il nome in codice per l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista. Questa monumentale campagna militare, lanciata il 22 giugno 1941, non solo segnò la più grande forza d'invasione negli annali della guerra, ma anche la frantumazione del patto Molotov-Ribbentrop, un trattato di non aggressione firmato tra Germania e Unione Sovietica nel 1939. L'operazione fu un testamento all'ambizione strategica e al fervore ideologico di Adolf Hitler, una mossa che alla fine avrebbe portato al cataclisma del fronte orientale. Le radici dell'operazione Barbarossa affondano profondamente nella visione del mondo di Hitler, un mix tossico di ambizione espansionistica e ideologia antibolscevica racchiusa nel suo manifesto, Mein Kampf.
Hitler aveva da tempo immaginato la conquista dell'Unione Sovietica come pietra miliare del suo piano per il Lebensraum, o spazio vitale, per la razza ariana. Le vaste distese dell'Unione Sovietica dovevano fornire il terreno in cui il popolo tedesco avrebbe fiorito, libero dai vincoli di un'Europa sovraffollata. Questa convinzione ideologica, unita a un profondo odio per il comunismo, che considerava una cospirazione ebraica contro il popolo germanico, alimentò la determinazione di Hitler a volgersi verso Estimated, dichiarò famosamente: «Dobbiamo solo sfondare la porta e tutta la struttura marcia crollerà». Il patto Molotov-Ribbentrop, firmato il 23 agosto 1939 dai ministri degli esteri di Germania e Unione Sovietica, Joachim von Ribbentrop e Vyacheslav Molotov rispettivamente, fu un accordo pragmatico per Hitler. Assicurò la neutralità del fronte orientale, permettendogli di concentrare la sua potenza militare sulla conquista dell'Europa occidentale senza timore di una guerra su due fronti. Tuttavia, questo trattato fu sempre considerato da Hitler come una misura temporanea, un ritardo strategico sul cammino verso il suo vero obiettivo, la sconfitta dell'Unione Sovietica. La pianificazione dell'operazione Barbarossa fu meticolosa quanto ambiziosa. Hitler mobilitò oltre 3 milioni di soldati tedeschi, insieme a significativi contingenti dalle potenze alleate dell'asse, in tre principali gruppi d'armate mirati a Leningrado a nord, Mosca al centro e il ricco di petrolio Caucaso a sud. La vasta scala dell'invasione, unita al successo iniziale delle tattiche di Blitzkrieg tedesche, colse di sorpresa l'Unione Sovietica, risultando in perdite devastanti e un rapido avanzamento delle forze tedesche. Tuttavia, le basi ideologiche della campagna dettarono anche la sua esecuzione. L'invasione non fu soltanto un'operazione militare, ma una crociata ideologica contro il bolscevismo. Il famigerato Ordine dei Commissari, che chiamava all'esecuzione sommaria dei commissari politici sovietici, e il General Plan Ost, che prevedeva la depopolazione sistematica e la colonizzazione dell'Europa orientale, furono indicatori evidenti dell'intento genocida dietro la campagna. La dichiarazione di Hitler ai suoi generali che la guerra contro l'Unione Sovietica sarebbe stata una guerra di annientamento sottolineò la natura spietata del fronte orientale. Questa è una guerra di ideologie e differenze razziali e dovrà essere condotta con una durezza senza precedenti, spietata e incessante. Il tradimento del patto Molotov-Ribbentrop inaugurò un conflitto di scala e ferocia inimmaginabili, ridisegnando i contorni della Seconda Guerra Mondiale. I trionfi iniziali della Wehrmacht cedettero il passo all'immensità dell'inverno russo e allo spirito indomito del popolo sovietico. L'assedio di Stalingrado, dal 23 agosto 1942 al 2 febbraio 1943, divenne il punto di svolta, un incontro estenuante che si concluse in una catastrofica sconfitta per la Sesta Armata, epitomizzando la follia delle ambizioni di Hitler. L'operazione Barbarossa fu più di un errore militare, fu un profondo errore di calcolo derivante dalle ossessioni ideologiche e dall'eccessiva fiducia di Hitler. L'invasione ruppe la fragile detente tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica, trasformando il regime di Stalin da un alleato cauto in un nemico determinato. Fu una campagna che cercò di ridisegnare l'ordine europeo, ma che invece portò all'erosione della potenza militare del Terzo Reich e accelerò la sua caduta. Ombre di Valchiria, il complotto per rovesciare un tiranno. Negli annali della resistenza contro la tirannia, poche storie sono così avvincenti e tragiche come l'operazione Valchiria, l'audace complotto per assassinare Adolf Hitler e rovesciare il regime nazista dall'interno. Orchestrate da un gruppo di alti ufficiali tedeschi disillusi dalla catastrofica leadership di Hitler, la cospirazione raggiunse il suo culmine il 20 luglio 1944, con il colonnello Klaus von Stauffenberg al suo cuore. L'operazione Valchiria era più di un tentativo di assassinio. Era un piano complesso per utilizzare l'esistente piano di operazioni di emergenza dell'esercito di riserva tedesco per prendere il controllo del paese a seguito della morte di Hitler. Il piano originale di Valchiria era progettato per sopprimere le insurrezioni interne, ma i cospiratori, guidati da Stauffenberg, dal generale Friedrich Olbricht e altri, lo modificarono per facilitare un colpo di Stato una volta eliminato Hitler. Stauffenberg
un ufficiale carismatico e determinato che era diventato sempre più indignato dalle atrocità della guerra e dell'olocausto, divenne la forza trainante dietro il tentativo di assassinio. Avendo subito gravi ferite sul fronte orientale, la risolutezza di Stauffenberg si indurì solo e entro il 1944 fu posizionato come capo di stato maggiore del generale Fromm, comandante dell'esercito di riserva, ponendolo in una posizione unica per effettuare l'attacco. Il giorno fatidico scelto per il tentativo fu il 20 luglio 1944, durante una conferenza nella Tana del Lupo, il quartier generale di campo di Hitler in Prussia orientale. Stauffenberg partecipò alla riunione portando una valigetta contenente una bomba, che posizionò sotto il tavolo della conferenza vicino a Hitler. La successiva partenza di Stauffenberg, sotto il pretesto di fare una telefonata, segnò il conto alla rovescia di quello che doveva essere la fine del regno di Hitler. La bomba esplose, uccidendo e ferendo diversi ufficiali, ma Hitler sopravvisse miracolosamente, protetto dal pesante tavolo della conferenza in quercia dalla piena forza dell'esplosione. La notizia della sopravvivenza di Hitler fece rapidamente sgretolare i piani dei cospiratori. A Berlino, dove parti del piano di Valchiria stavano venendo iniziate, la confusione e l'indeterminatezza afflissero i leader del colpo di Stato. L'esercito di riserva fu mobilitato sotto il pretesto di sedare un fittizio colpo di Stato delle SS, ma mentre si diffondevano le notizie della sopravvivenza di Hitler, l'impeto per il takeover si dissipò. Le figure chiave esitarono, gli ordini furono ritrattati e la finestra di opportunità si chiuse rapidamente. Nell'immediato seguito del fallito assassinio seguì una repressione rapida e brutale. Hitler, furioso e in cerca di ritorsione, scatenò la Gestapo e le SS per cacciare coloro che erano coinvolti nel complotto. Il mancato supporto decisivo da parte di figure militari chiave, unito al tradimento del generale Fromm, sigillò il loro destino. Stauffenberg, Olbricht e altri furono sommariamente giustiziati nel cortile del Bendler Block, il quartier generale dell'esercito di riserva, nelle prime ore del 21 luglio. La purga si estese ben oltre i cospiratori, intrappolando centinaia in una rete di arresti, processi ed esecuzioni. Famiglie furono straziate, con molti parenti dei cospiratori detenuti e perseguitati. Figure di spicco, come il feldmaresciallo Erwin Rommel, furono implicate nel seguito, costrette a incontrare una tragica fine o a affrontare un processo pubblico e l'esecuzione. Le ripercussioni del complotto fallito riecheggiarono nei mesi rimanenti della guerra, mentre la presa di Hitler sul potere si stringeva e il regime nazista raddoppiava la sua via di distruzione. Ombre di valore. La crociata di Treskow contro il tiranno. Nel cuore di un'Europa dilaniata dalla guerra, sotto il velo della potenza militare della Germania nazista, si svolse una cospirazione di ombre, guidata dal coraggio e da un profondo senso del dovere. Il maggiore generale Henning von Treskow, figura chiave della resistenza tedesca, orchestrò uno dei tentativi più audaci di assassinare Adolf Hitler. Questo racconto si addentra nelle imprese audaci di Treskow, evidenziando il contrabbando di una bomba sull'aereo di Hitler, un atto che epitomizzava l'ingegnosità e il coraggio della resistenza. Treskow, nato in una famiglia nobile prussiana con una lunga tradizione militare, era profondamente radicato negli alti ranghi dell'esercito tedesco. Tuttavia, con il progredire della Seconda Guerra Mondiale, divenne sempre più disilluso dalle atrocità del regime nazista e dalla direzione catastrofica in cui Hitler stava guidando la Germania. La convinzione morale e l'acume strategico di Treskow lo posizionarono come un perno negli sforzi clandestini per rovesciare Hitler, culminando in una serie di tentativi di assassinio che sottolineavano la determinazione della resistenza. Il più noto dei complotti di Treskow si svolse nel marzo 1943, le vaste distese del fronte orientale, dove le sorti della guerra fluttuavano con brutale incertezza. Il piano era ingannevolmente semplice, ma pieno di pericoli. Contrabbandare una bomba a bordo dell'aereo di Hitler. Treskow e il suo co-cospiratore, il tenente Fabian von Schlabrendorf, mascherarono abilmente una bomba come due bottiglie di Cointreau, un regalo apparentemente destinato al generale Helmut Stiff, al quartier generale di Hitler a Rastenburg, in Prussia orientale. Il dispositivo,
una bomba a tempo genialmente costruita, il cui meccanismo era progettato per detonare in volo, sfruttando la diminuzione della pressione dell'aria in alta quota, era un testamento alla disperazione dei cospiratori e alla loro volontà di scommettere tutto sulla minima possibilità di successo. Treskov stesso consegnò il pacco al colonnello Heinz Brandt, incaricato senza saperlo di portare l'esplosivo direttamente a Hitler. La bomba era programmata per esplodere sopra le dense foreste della Bielorussia, assicurando che non ci fosse scampo per il Führer dal suo destino di fuoco. Con il fiato sospeso, Treskov e i suoi compagni cospiratori videro l'aereo decollare dall'aeroporto di Smolensk il 13 marzo 1943. Il peso del loro audace sforzo gravava pesantemente sulle loro spalle. Il destino, tuttavia, aveva scritto un esito diverso. A causa di un malfunzionamento, forse causato dalle basse temperature in alta quota, la bomba non esplose. L'aereo atterrò in sicurezza alla sua destinazione e con esso le speranze di Treskov e dei suoi compagni precipitarono. Treskov dichiarò famosamente: «L'assassinio deve essere tentato, a ogni costo. Anche se fallisce, dobbiamo agire a Berlino, poiché le conseguenze pratiche sono le stesse, se periamo o meno». Questo tentativo fallito non scoraggiò Treskov. Piuttosto, divenne il preludio a ulteriori complotti, ognuno più disperato dell'ultimo. Il coinvolgimento di Treskov nella resistenza si approfondì, culminando nel suo collegamento all'Operazione Valchiria e al complotto del 20 luglio 1944. Sebbene non fosse direttamente coinvolto nella pianificazione del tentativo di Stauffenberg sulla vita di Hitler, GLE e i sforzi precedenti di Treskov avevano gettato le basi per questo atto finale di sfida. Come una volta affermò in modo commovente, la cosa importante ora non è che viviamo, ma che il popolo tedesco possa essere liberato dalla maledizione di questo maniaco. Ombre sul Reich, la guerra segreta contro Hitler. Nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, sotto l'apparente unità della Germania nazista, infuriava una lotta clandestina. L'operazione Scintilla, un'iniziativa audace della Schwarzkapelle o Orchestra Nera, cercava di spegnere la fiamma della tirannia accesa da Adolf Hitler. Questo gruppo di ufficiali dell'esercito tedesco e conservatori politici, disillusi dal percorso rovinoso del Führer, cospirò per catalizzare un cambiamento dall'interno. Alla guida di questo audace complotto c'era il maggior generale Henning von Treskow, un uomo la cui convinzione nella causa della libertà era incrollabile quanto la sua lealtà alla Germania. I semi del malcontento furono seminati profondamente nei cuori di questi uomini già nel 1941. La disastrosa sconfitta a Stalingrado, gli insuccessi in Nord Africa e l'incessante campagna di bombardamenti alleati avevano iniziato a erodere la fede di molti tedeschi nel regime nazista. I cospiratori, riconoscendo il cambiamento della marea, ritenevano fosse il momento per la Scintilla di innescare un colpo di Stato. Tra loro c'erano figure chiave come il generale Friedrich Olbricht, che comandava l'esercito di riserva, e il tenente Fabian von Schlabrendorf, un ufficiale operativo fondamentale, insieme a un gruppo di ufficiali determinati come il colonnello Rudolf Christoph von Gersdorf e il maggiore Georg von Böselager. L'intricatezza del complotto era pari solo alla sua audacia. Furono ideati vari piani, ognuno più ardito dell'ultimo, tessendo un arazzo di resistenza che si estendeva dal fronte orientale al cuore stesso di Berlino. Un tale piano si svolse nell'inverno del 1943, presso il quartier generale di campo di Hitler, vicino a Vinnytsia, in Ucraina. I cospiratori avevano preparato più opzioni per colpire Hitler durante una visita al quartier generale del gruppo d'armate centro vicino a Smolensk. Tuttavia, il confronto diretto e i dilemmi morali di sparare a un uomo disarmato li portarono a scartare queste opzioni in favore di un elaborato schema che coinvolgeva una bomba a orologeria. Man mano che la guerra si trascinava, gli sforzi dei cospiratori diventarono sempre più disperati. Nel marzo del 1943, una mostra di armi sovietiche catturate a Berlino presentò una nuova opportunità. Il colonnello Gersdorf si offrì volontario per un'impresa audace, intendendo stare vicino a Hitler durante la sua visita alla mostra e innescare esplosivi nascosti nel suo abbigliamento. Il piano, tuttavia, si svolse diversamente poiché Hitler, sempre imprevedibile, accorciò la sua visita.
partendo prima che la detonazione programmata avvenisse. Il rapido pensiero di Gersdorf scongiurò il disastro, ma il fallimento sottolineò le immense sfide affrontate dai cospiratori. Un altro complotto si svolse con l'introduzione di una nuova uniforme invernale per l'esercito tedesco, un evento atteso con grande interesse dalla leadership nazista. Il capitano Axel Freiherr von den Busche, preparato a indossare l'uniforme, intendeva portare esplosivi per eliminare i vertici nazisti. Il destino, tuttavia, intervenne ancora una volta, poiché un raid aereo alleato distrusse le uniformi e i successivi conflitti di programmazione ulteriormente ostacolarono il piano. Il testimone fu passato al capitano Ewald von Kleist, ma anche questo sforzo fu ostacolato da ritardi imprevisti. La saga dell'Operazione Scintilla raggiunse l'apice nei primi mesi del 1944 con il piano del capitano Eberhard von Breitenbuch di confrontare direttamente Hitler durante un briefing. Armato di una pistola nascosta, Breitenbuch era determinato ad agire, ma una direttiva dell'ultimo minuto di Hitler, che escludeva gli ufficiali di grado inferiore dai briefing, annullò il tentativo. Nelle ombre della tana del lupo, la risolutezza dei cospiratori portò a un ultimo atto di sfida. Una bomba fu contrabbandata nella fortezza, nascosta all'interno di una torre d'acqua. La detonazione prematura della bomba, settimane dopo, inviò onde d'urto attraverso l'alto comando nazista, innescando un'indagine che sfiorò di poco l'esposizione della cospirazione più ampia. Ombre sul Terzo Reich, la storia non raccontata dell'operazione Foxley. Nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, tra le sale strategiche e le operazioni segrete che si estendevano in tutto il mondo, c'era un piano che spiccava per la sua audacia e il suo potenziale di cambiare il corso della storia, l'operazione Foxley. Concepite nel 1944 dall'Executive Operazioni Speciali, SOE britannico, questa audace strategia mirava a fare ciò che molti avevano ritenuto impossibile, assassinare Adolf Hitler. Le origini dell'operazione Foxley possono essere ricondotte a tentativi precedenti, meno fattibili, da parte degli inglesi di eliminare il Führer. Tra i piani iniziali c'era un audace progetto di bombardare il treno speciale, inizialmente chiamato America, e poi rinominato Brandeburgo, che Hitler utilizzava frequentemente. L'SOE, sfruttando la sua competenza nel far deragliare treni con esplosivi, contemplò questo approccio, ma lo abbandonò presto a causa dell'imprevedibilità dei movimenti di Hitler. Le stazioni venivano informate del suo arrivo solo pochi minuti in anticipo, rendendo il piano impraticabile. Un'altra idea ambiziosa coinvolgeva l'introduzione di un veleno in sapore ma letale nell'approvvigionamento idrico a bordo del treno di Hitler. Tuttavia, anche questo fu considerato eccessivamente complicato, richiedendo l'aiuto di un insider, una merce troppo rara e rischiosa, su cui fare affidamento in imprese così importanti. Mentre questi piani precedenti venivano accantonati, l'SOE spostò il suo focus verso un metodo che sembrava più promettente, un attacco di cecchini. L'estate del 1944 portò una svolta inaspettata quando un tedesco, un tempo parte della guardia personale di Hitler, Albergov, il suo rifugio alpino, fu catturato in Normandia. Questo prigioniero rivelò che Hitler si concedeva una passeggiata mattutina solitaria intorno al Berghof, presentando una potenziale vulnerabilità. Durante queste passeggiate, Hitler preferiva la solitudine, vagando vicino al bosco e lontano dagli occhi vigili dei posti di guardia, un'abitudine che offriva un'opportunità unica per un assassinio. Le complessità dell'operazione Foxley erano audaci quanto il suo obiettivo. Il piano era di dispiegare un polacco di lingua tedesca insieme a un cecchino britannico in Austria, lanciandoli con il paracadute in territorio nemico con la missione di trovare la via verso il sentiero isolato di Hitler. Un uomo interno, identificato solo come Heidenthaler, un negoziante di Salisburgo, con una forte avversione per il regime nazista, fu reclutato per assistere. Il compito di Heidenthaler era di fornire rifugio agli agenti e facilitare il loro travestimento da truppe di montagna tedesche, assicurando la loro infiltrazione senza intoppi a Berchtesgaden e, infine, al loro punto di vantaggio per l'assassinio. I preparativi per l'operazione furono meticolosi. Il cecchino scelto si sottopose a un intenso allenamento, affinando le sue abilità sparando a bersagli mobili progettati per imitare i movimenti previsti di Hitler.
armato con un fucile CAR 98 CAT accuratizzato, dotato di un mirino telescopico Mauser e una pistola Luger con silenziatore, il cecchino era preparato per il compito. La Luger, una testimonianza silenziosa della profondità di pianificazione dell'operazione, è ora esposta al Combined Military Services Museum di Maldon, Essex. Nonostante la pianificazione accurata dell'operazione e il forte sostegno che ottenne da figure come Sir Gerald Templer e il primo ministro Winston Churchill, l'operazione Foxley non fu mai eseguita. L'ultima partenza di Hitler dal Berghof, il 14 luglio 1944, seguita da vicino dal complotto del 20 luglio, un tentativo interno sulla sua vita da parte di ufficiali della Wehrmacht antinazisti, rese l'operazione non necessaria. Ombre di slealtà, gli atti del crepuscolo di Himmler e Göring. Mentre la fortezza di tirannia del Terzo Reich iniziava a sgretolarsi sotto l'inarrestabile avanzata delle forze alleate, la lealtà del cerchio interno di Adolf Hitler fu messa alla prova ultima. Tra gli esempi più scioccanti di tradimento ci furono le azioni di Heinrich Himmler e Hermann Göring, due dei più formidabili luogotenenti di Hitler, le cui segrete avance agli alleati segnarono una profonda rottura nella gerarchia nazista. Questi atti di tradimento, eseguiti negli ultimi giorni della guerra, rivelano la disperazione e la disintegrazione all'interno degli alti ranghi del potere nazista. Heinrich Himmler, l'architetto dell'Olocausto e capo delle SS, si imbarcò in una missione segreta per assicurarsi un posto in un'Europa post-bellica. Entro l'inizio del 1945, mentre le forze sovietiche si avvicinavano a Berlino, Himmler riconobbe l'inevitabilità della sconfitta della Germania. In una serie di negoziati segreti, più notevolmente con il conte svedese Folke Bernadotte nell'aprile 1945, Himmler cercò di negoziare la pace con gli alleati occidentali, escludendo l'Unione Sovietica da qualsiasi accordo. La sua proposta prevedeva un cessate il fuoco sul fronte occidentale, permettendo agli alleati e alla Germania di unire le forze contro la percepita maggiore minaccia del bolscevismo. Le avances di Himmler agli alleati erano basate sulla sua credenza delirante che potesse essere visto come un negoziatore valido, un uomo che, nonostante il suo ruolo centrale nelle atrocità del regime nazista, potesse essere risparmiato dalla retribuzione. Il 21 aprile 1945 Himmler incontrò Bernadotte al sanatorio di Hohenlichen, pronunciando le infami parole: «Non sono un selvaggio, sono il capo della polizia tedesca», nel vano tentativo di dissociarsi dalle brutalità del regime. Eppure, i suoi tentativi di distanziarsi dai crimini del regime e di posizionarsi come pacificatore furono accolti con disprezzo e rifiuto dagli alleati, che insistevano sulla resa incondizionata. Parallelamente alle macchinazioni di Himmler, Hermann Göring, comandante della Luftwaffe e una volta designato come successore di Hitler, fece la sua offerta di potere mentre il Reich vacillava sull'orlo. Il 23 aprile 1945, con Hitler rintanato nel suo Führerbunker e Berlino circondata dalle forze sovietiche, Göring inviò un telegramma da Berchtesgaden affermando il suo diritto di assumere la leadership della Germania. Invocando un decreto del 1941 che lo nominava vice di Hitler in caso di incapacità del Führer, Göring suggerì che la situazione disperata giustificasse il suo prendere il comando per negoziare la pace con gli alleati. Tuttavia, il telegramma di Göring fu percepito da Hitler come un atto di tradimento palese. Nell'atmosfera paranoica del bunker, la mossa di Göring fu vista come un tentativo di colpo di Stato. Hitler, in uno dei suoi ultimi atti di ritorsione, ordinò l'arresto di Göring e lo spogliò di tutti i titoli e le posizioni. L'uomo che una volta si era trovato al vertice del potere nazista fu ridotto a prigioniero nel suo impero crollante, i suoi sogni di leadership e negoziazione con gli alleati infranti. L'ultima resistenza, Berlino sotto assedio. Nell'ombroso capitolo finale della Seconda Guerra Mondiale, all'alba di aprile 1945, l'Armata Rossa dell'Unione Sovietica lanciò la sua colossale offensiva contro Berlino, segnando l'inizio della fine per il Terzo Reich di Adolf Hitler. Con oltre 2,5 milioni di soldati, le forze sotto i marescialli Georgi Zhukov e Ivan Konev convergerono sulla città, scatenando un bombardamento di artiglieria che annunciava la rovina del regime nazista.
La capitale, un tempo orgogliosa, stava per diventare un campo di battaglia, il suo destino sigillato dalla falange sovietica che circondava, che cercava di spegnere l'ultimo barlume di resistenza nazista. Berlino, trasformata in una fortezza della disperazione, portava le cicatrici del combattimento incessante. I civili, insieme a unità frettolosamente assemblate del Volkssturm e resti della Wehrmacht, furono gettati nel caos della guerra urbana, combattendo strada per strada contro la marea sovietica. Il paesaggio urbano stesso, un tempo simbolo del potere nazista, giaceva in rovina, un tangibile testamento alla follia delle ambizioni di Hitler. In mezzo a questa devastazione, il popolo tedesco sopportava un'esistenza infernale, intrappolato nel fuoco incrociato di una lotta per la sopravvivenza sempre più disperata. Sotto le strade cosparse di macerie, negli angusti confini del Führerbunker, Hitler oscillava tra rabbia e disperazione. Circondato dai suoi seguaci più leali, era un leader sempre più distaccato dalla realtà dell'esito della guerra. In quegli ultimi giorni, il bunker fu teatro di strani contrasti, riunioni strategiche che discutevano di divisioni inesistenti e celebrazioni di compleanni in mezzo alla cacofonia dei bombardamenti. La proclamazione di Hitler «Resterò a Berlino», così da cogliere anche la minima possibilità di qualsiasi svolta favorevole degli eventi, epitomizzava il suo stato delirante, anche mentre il suo impero crollava sopra di lui. La difesa di Berlino fu caratterizzata da una tragica miscela di valore e inutilità. Giovani ragazzi della gioventù hitleriana e anziani, armati con poco più che armi anticarro Panzerfaust, resistevano contro l'armatura sovietica. Il loro sacrificio un commovente testamento alla manipolazione e sfruttamento del popolo tedesco da parte del regime nazista. Storie abbondano di barricate improvvisate e feroci combattimenti casa per casa, un testamento alla disperazione e determinazione di coloro che furono chiamati a difendere la città. Eppure per molti la lotta non era per il Führer o il Reich, ma per la sopravvivenza tra le rovine della loro patria. L'innalzamento della bandiera sovietica sul Reichstag il 2 maggio 1945 fu un atto simbolico di vittoria, un segnale che la battaglia per Berlino e con essa la guerra in Europa stava volgendo al termine. La resa della città fu caotica, una capitolazione a pezzi che gradualmente si consolidò nella resa incondizionata di tutte le forze tedesche l'8 maggio 1945. Questo momento, segnale della fine inequivocabile del Terzo Reich, fu epitomizzato dalla dichiarazione di Zhukov: «La storia della guerra non conosce una sconfitta più schiacciante per la Germania». L'ultimo capitolo. Svelare il mistero della fine di Hitler. Nel crepuscolo della Seconda Guerra Mondiale, mentre gli alleati si facevano strada nel cuore di Berlino, una delle figure più famigerate della storia, Adolf Hitler, affrontava il suo inevitabile tramonto all'interno dei confini claustrofobici del suo Führerbunker. Questo rifugio sotterraneo, una scenografia cupa per l'atto finale dell'architetto del Terzo Reich, fu testimone del culmine del regno di terrore di Hitler. I giorni che precedettero i suoi ultimi momenti furono una macabra miscela di disperazione, illusione e la cupa realizzazione che la guerra era perduta. Aprile 1945, Berlino era una città sotto assedio. L'Armata Rossa si stava avvicinando e l'aria era densa dell'anticipazione della sconfitta. All'interno del bunker, Hitler, insieme a un seguito leale che includeva Eva Braun, Joseph Goebbels, Martin Bormann e altri, viveva in uno stato di paranoia accresciuta e speranza in declino. Questi ultimi abitanti del rifugio sotterraneo di Hitler furono gli ultimi testimoni degli spasmi di morte del regime. Mentre gli alleati circondavano Berlino, lo stato psicologico di Hitler si deteriorava. Resoconti di coloro che si trovavano all'interno del bunker descrivevano un uomo che oscillava tra attacchi di rabbia e sobria rassegnazione. Sposò Eva Braun in una breve cerimonia, un futile tentativo di normalità in mezzo al caos. L'unione, tuttavia, fu di breve durata. Entro 40 ore, entrambi avrebbero scelto di affrontare la loro fine piuttosto che arrendersi. La narrazione ufficiale, come registrata da coloro che emersero dal bunker, ci dice che il 30 aprile 1945 Hitler e Braun si isolarono in una stanza privata. Più tardi, le loro forme prive di vita furono scoperte
segnando la fine della vita di un dittatore e l'inizio di una miriade di misteri che avrebbero alimentato speculazioni per decenni. Il seguito della partenza di Hitler fu avvolto in segretezza e fretta. Il suo corpo, insieme a quello di Braun, fu presumibilmente cremato nel giardino della cancelleria del Reich, un atto testimoniato da pochi eletti. Questo tentativo di pira funeraria affrettato e in qualche modo maldestro lasciò molte domande senza risposta, fornendo terreno fertile per le teorie del complotto. Una delle teorie del complotto più persistenti sostiene che Hitler, in realtà, sia sfuggito alla capitale assediata. I sostenitori di questa teoria sostengono che il corpo ritenuto essere di Hitler fosse un sosia, una pratica comune tra gli alti funzionari durante la guerra. Speculano che, con l'aiuto di lealisti, Hitler fuggì in Sud America, dove visse nell'anonimato. Questa teoria fu rafforzata da avvistamenti e voci, inclusa la rivendicazione di sottomarini approdati sulle coste argentine nelle settimane successive alla guerra. Tuttavia, nonostante il fascino romantico di tali racconti, rimangono non supportati da prove credibili e guadagnarono terreno negli anni del dopoguerra, alimentati dalla scoperta di enclavi naziste in paesi come Argentina e Brasile. Tuttavia, nonostante le ampie indagini, non è mai stata trovata alcuna prova concreta per sostenere queste affermazioni. Un'altra teoria suggerisce che la fine di Hitler sia stata orchestrata dagli alleati, una narrazione che dipinge l'immagine di un'operazione segreta per infiltrarsi nel bunker ed eliminare il Führer. Questa versione degli eventi, sebbene popolarizzata in romanzi e film, manca di qualsiasi prova storica credibile ed è ampiamente considerata dagli storici come fantasiosa. Forse la teoria del complotto più controversa riguarda il ruolo dell'Unione Sovietica. Quando le truppe sovietiche catturarono la cancelleria del Reich, avrebbero trovato i resti di Hitler, che furono poi sottoposti a una serie di autopsie segrete. Stalin stesso alimentò le speculazioni dicendo ai leader occidentali che Hitler era sfuggito. I sovietici, per anni, rimasero ambigui su ciò che avevano scoperto, portando a speculazioni che avessero manipolato le prove per servire la loro narrazione del dopoguerra. Non fu fino al 1970 che l'Unione Sovietica ammise di aver trovato ciò che credevano fossero i resti di Hitler, complicando ulteriormente la narrazione. Negli anni seguenti la guerra, queste teorie e altre simili sono state esplorate, dissezionate e dibattute da storici, teorici della cospirazione e il pubblico. Nonostante il fascino di queste narrazioni, il consenso tra gli studiosi, basato sulle prove disponibili, rimane che Hitler incontrò la sua fine in quel bunker di Berlino. Dopo la tempesta, gli echi della caduta di un dittatore, nell'ombrosa scia del 30 aprile 1945, quando la fine di Adolf Hitler divenne di dominio pubblico, il mondo si trovò a un bivio storico. L'annuncio, che raggiunse gli angoli più remoti di un globo devastato dalla guerra, fu accolto con una miscela di sollievo e riflessione sobria. Le strade dei paesi alleati ronzavano di un cauto ottimismo, riassunto dalla dichiarazione di Winston Churchill. Per quanto riguarda Hitler, potremmo forse ringraziare Dio che sia passato nell'oblio. Eppure, in mezzo alle celebrazioni, c'era un palpabile senso dell'immenso compito di ricostruzione che ci attendeva. Il cerchio interno del Terzo Reich, coloro che erano rimasti nel bunker fino alla fine, incontrò destini vari, ognuno una nota a piè di pagina del crollo del regime. Joseph Goebbels, dopo aver avvelenato i suoi sei figli, compì un gesto drastico con sua moglie Magda. Il 1 maggio 1945, per sfuggire alle conseguenze delle loro azioni, un ultimo atto di fedeltà a Hitler. Il tentativo di Heinrich Himmler di fuggire travestito si concluse con la sua cattura e la successiva decisione di evitare le conseguenze della cattura il 23 maggio 1945 a Lüneburg, Germania. Hermann Göring, catturato dagli alleati, fu riconosciuto colpevole ai processi di Norimberga, ma sfuggì al cappio del boia, ingerendo cianuro il 15 ottobre 1946. Questi episodi chiusero i capitoli sulla vita di coloro che avevano orchestrato alcune delle pagine più oscure della storia umana. I processi di Norimberga, iniziati nel novembre 1945, si posero come un imponente regolamento di conti con gli orrori del regime nazista. Fu qui, nella città simbolicamente scelta per la sua importanza per il partito nazista, che il mondo cercò di amministrare la giustizia.
I processi non solo evidenziarono i crimini efferati commessi, ma stabilirono anche precedenti legali senza precedenti, come i principi del diritto internazionale, che tengono i leader personalmente responsabili delle loro azioni. Rudolf Hess, Albert Speer e Joachim von Ribbentrop divennero emblematici dei più alti ranghi del regime sotto giudizio. Le loro condanne variavano dalla reclusione all'esecuzione. Il paesaggio geopolitico, irrevocabilmente alterato dalla fine di Hitler, vide la divisione della Germania e l'inizio della Guerra Fredda. L'istituzione delle Nazioni Unite. Il 24 ottobre 1945 rappresentò una risoluzione collettiva di forgiare un cammino verso la pace e la cooperazione, un netto contrasto rispetto alle politiche isolazioniste che avevano preceduto la guerra. La creazione dell'ONU incarnava l'aspirazione, nelle parole della sua carta, di salvare le future generazioni dal flagello della guerra. Il compito di ricostruire si estendeva oltre il fisico al morale e all'ideologico. Gli sforzi di denazificazione cercavano di purificare la società tedesca e austriaca dall'influenza nazista, un processo incontrato con vari gradi di successo e resistenza. Nel frattempo, il mondo si confrontava con l'enormità dell'Olocausto, che portò a significativi movimenti nell'educazione e nella commemorazione dell'Olocausto. L'istituzione di Israele nel 1948, fornendo un rifugio per i sopravvissuti, sottolineò la risposta globale alle atrocità del genocidio. Le risposte culturali all'eredità del regno di Hitler furono profonde e variegate. Letteratura, cinema e arte si addentrarono in temi di tirannia, resilienza e la capacità umana sia per il male che per la redenzione. Il diario di Anne Frank, pubblicato postumo nel 1947, e La notte di Elie Wiesel, pubblicato nel 1956, offrirono racconti personali e strazianti di sopravvivenza e perdita, ricordando al mondo le storie umane dietro gli eventi storici. Mentre si svolgeva l'immediato dopoguerra della fine di Hitler, il mondo si imbarcò in un viaggio di riflessione e ricostruzione. Il piano Marshall, avviato nel 1948, simboleggiava l'impegno a ricostruire l'Europa non solo nell'infrastruttura ma nello spirito, mirando a prevenire la rinascita delle forze che avevano portato alla guerra. Il successo del piano nel rivitalizzare le economie europee e favorire la cooperazione fu una testimonianza delle lezioni apprese dalla devastazione della guerra. Mentre ci addentriamo nelle ombre della storia, attraversando l'intricato arazzo tessuto dal destino e dallo sforzo umano, abbiamo viaggiato attraverso il precipizio di momenti che avrebbero potuto alterare il corso del nostro mondo. Dai primi complotti nelle birrerie di Monaco al tentativo esplosivo di Klaus von Stauffenberg il 20 luglio 1944, ogni storia è un testamento al coraggio e alla convinzione di coloro che osarono opporsi all'oscurità del loro tempo. Questi racconti, ricamati con i nomi di Klaus von Stauffenberg, Georg Elser e altri, ci ricordano la fragilità della tirannia contro lo spirito indomabile di resistenza. Nelle parole di Dietrich Bonhoeffer, teologo e dissidente antinazista, il silenzio di fronte al male è esso stesso un male. Dio non ci considererà innocenti. Non parlare significa parlare, non agire significa agire. Questa citazione incapsula l'essenza del nostro viaggio oggi, un promemoria che l'atto di sfida di fronte all'oscurità schiacciante è una profonda dichiarazione della nostra umanità. Mentre ci congediamo da queste storie di valore e sfida, portiamo avanti la lezione che la storia non è solo una serie di eventi, ma un appello a ciascuno di noi a stare per ciò che è giusto e corretto. Grazie per averci accompagnato in questa odissea storica. Fino alla prossima volta, continua a interrogare, continua ad imparare e che la tua curiosità ti conduca sempre alla luce.